Un cuore che batte per il cinema, quello di Caterina Sciula. 28 anni, bielorussa di nascita e italiana d'adozione, oggi è una delle giovani attrici più impegnate e promettenti del cinema italiano. La sua natura artistica sboccia da bambina quando a ogni ricorrenza improvvisa concerti e mini spettacoli per i suoi familiari. Poi prende forma nel 2006 quando si trasferisce con la madre, maestra d'asilo, a Roma, dove inizia a frequentare i primi corsi di teatro. Insegue i suoi sogni con determinazione, cercando di non gravare economicamente sulla mamma. Viso d'angelo, occhi come il cielo e un grande talento incantano gli spettatori e la portano a lavorare in TV e sul grande schermo con nomi importanti, da Antonio Albanese a Tony Servillo e Dustin Hoffman. E oggi la sua vita si divide tra un ciak cinematografico e la famiglia. Il primogenito Lorenzo, di 4 anni, le due gemelline Nina e Futura, nate lo scorso novembre, e l'amore della sua vita, il produttore Marco Belardi, l'uomo che è riuscito a catturarle il cuore. Quali sorprese avrà in serbo la nuova regina bionda del cinema italiano? Beh, noi ce l'abbiamo in studio, la nuova regina bionda del cinema italiano. Buongiorno, ciao, buongiorno. Benvenuta Caterina Sciula, grazie per essere ad Uno Mattina. Grazie a voi. Insomma, la scheda di Federico era molto precisa. Ha interpretato moltissimi ruoli, avendo cominciato da giovane anche un film in costume. Ma che cosa veramente ti piacerebbe interpretare che ancora non hai fatto? Una cosa che dico sempre a ogni intervista che mi fanno, e quindi speriamo che forse tra 10 anni me lo faranno fare, io vorrei fare una 007 femminile. Una 007 femminile? Quindi a caccia di cattivi? Sì, sì. Una cosa italiana che non abbiamo mai fatto in Italia, quindi perché no? Così, l'ho lanciata, vediamo. Vabbè, vediamo. L'agente segreto donna. Beh, perché no? Sì, tra l'altro, insomma, ci sono state figure nella storia che hanno ispirato ruoli di questo tipo, quindi perché no? Ma invece, tra quelli che hai fatto, quello che ti è rimasto più nel cuore? Guarda, sicuramente. Allora, ogni set poi è un'esperienza a sé, quindi non sono paragonabili, però sicuramente uno dei primi è stato quello di Ivano Di Matteo, La vita possibile, dove insomma ero Larissa e feci con Ivano, credo, 4 o 5 provini, dove al primo provino che arrivai da Ivano mi disse: no, ma a me serve una straniera, tu sembri della Trastevere, cioè parli un po' così, un po' romano. E io ho detto: non ti preoccupare, io tornare tra una settimana e ti fare tutto provino così, sembro della russa rumena, non ti preoccupare. Tornai dopo 2 settimane e ho detto: va bene, accetto. Presa. E quindi è sempre un'avventura, no? Una sfida di trasformarti in qualcosa che non sei o che non sei più. Io ormai mi sento italiana a casa. Certo. Beh, sì. Senti, nella scheda si parlava del tuo rapporto con tua mamma qui in Italia. La mia eroina. La tua eroina. Una donna molto forte, molto determinata. Quanto hai inciso nella tua tantissimo carriera, diciamo, tantissimo. A mia mamma le devo tutto. Mia mamma partì dalla Bielorussia, che non parlava italiano, l'ha imparato qui i primi mesi, accolta da un'amica che veramente ha fatto tutti i lavori di tutti i tipi possibili, e nonostante sia una maestra d'asilo da 30 anni come mia nonna, quindi insomma, io ero rimasta lì con i nonni. Poi lei veniva in vacanza, veniva a trovarmi ogni 5-6 mesi, quindi non la vedevo anche per dei periodi abbastanza lunghi, quindi per me, cioè, mi ha dato la possibilità di fare quello che non avrei mai potuto fare nel altrove, mio paese. Certo. A proposito del tuo paese, dopo parliamo di quella spilletta che porti sul petto. Assolutamente sì. Parliamone subito, visto che fai il segno della vittoria. Poi oggi è un giorno particolare, molto importante. In Bielorussia stanno festeggiando il giorno della libertà, dell'indipendenza. Scenderanno in piazza come stanno scendendo in piazza da agosto scorso. E io, come bielorussa e come tutti i bielorussi, vogliamo soltanto una cosa: che Lukashenko ammetta di aver falsificato le elezioni degli ultimi 26 anni. Beh, di proteste in Bielorussia ne abbiamo parlato tante volte, so che stai preparando un lavoro e magari poi ce ne parlerai, ma invece a proposito di quello che c'è adesso, che riguarda la tua carriera, Tutta colpa di Freud, la serie, che è un'esperienza di lavoro che tu hai fatto con Claudio Bisio. Meravigliosa. Ci vediamo una clip e poi ne parliamo. Scusami, tu non hai un quasi marito, una casa dove tornare? Perché sei ancora qui?
Io volevo solo un po' di distanza da Filippo prima di sposarmi, non è una cosa così strana. Sì. Sì, si usa. Sì, beh, dopo quello che hai combinato, effettivamente. Ma poi lo sapete che papà ci sta ascoltando, vero? In che senso? Nel senso che l'ha sempre fatto, ve lo siete dimenticato? Ragazze! Eccolo. Mai più questo rumore quando ho i pazienti, per favore. Spero almeno che la vostra rumorosa mattinata sia stata fruttuosa. Lo è stata? Papà, sì. Ma sì, cioè, sì, noi non siamo più delle ragazzine, papà, dai. Senti, non più ragazzina, vieni un attimo qua. Mi vuoi spiegare a che cosa ti serve questa enorme voragine? Ah, ci volevo attaccare il quadretto. Ma quadretto chiama chiodino, no? Beh, ho sbagliato, papà. Non è che volevi scaricare la tua frustrazione su un oggetto inanimato che non può reagire per paura di confrontarti con qualcuno? Ah, ragazze, ragazze, c'è area di seduta collettiva, io vado a cambiare. No. Allora, tu sei, interpreti la figlia, una delle tre figlie, sì, di un psicoterapeuta in crisi di identità, che ha crisi di panico. Crisissima, direi. Sì. Mai che vuole psicanalizzare qualunque cosa in qualunque, sì, momento. Sì, chiunque oggetto gli si trovi accanto, mio padre. E, no, è stata un'esperienza bellissima. E, i complimenti che ci hanno fatto tutti è che in questa serie non si vede che abbiamo lavorato. Cioè, sembra di essere in vacanza con la tua famiglia e sei filmato H24. Con Bisio com'è andata? Benissimo, benissimo. Siamo veramente stati tutti affiatati. Ma sai, forse secondo me eravamo tutte ragazze giovani. E posso dirlo, non c'era una prima donna su questo set. In primis Claudio, che è un signore, un collega strepitoso, quindi l'atmosfera che si vede nella serie è proprio quella che c'era sul set, quindi è stato bellissimo. E poi tu sul set a un certo punto hai scoperto di aspettare le gemelle? No, io a un certo punto sul set, nel backstage, all'intervista, dissi siamo qui a Milano, stiamo girando, forse c'è un po' di Covid, però noi andiamo avanti. Stacco, il giorno dopo la produzione ha chiuso, siamo tutti tornati a Roma e ci siamo bloccati. Ah. E quindi non dirò mai più nulla nei backstage, questo è ovvio. E quindi lockdown ha chiamato un po' di figli per tutti. Non sono stata l'unica che ha concepito dei figli in lockdown. Quindi. Beh, perché poi sono arrivate durante quest'anno di pandemia Nina e Futura, due gemelle, sì, che sono nate a novembre. Sono nate a novembre e hanno 4 mesi. Certo, Marco, 28 anni, non ci capita spesso di incontrare delle bella mamme. Da tre figli, così so, che vuoi di più? La casa al mare? Non so, adesso lavorerò per avere una casa al mare. Progetti? A proposito di mare, anche i progetti. Beh, sì, certo, quello. No, no, ma secondo me è legato, perché adesso il 10 maggio inizio un film tutto su una barca in Costiera Amalfitana per 5 settimane e quindi un thriller. Forse... Sempre aspettando l'agente segreto? Con o senza licenza di uccidere? Con, ovviamente. Con. Beh, sembra... voglio dire, come diceva la scheda, lo sguardo d'angelo in realtà poi, sì, invece nasconde una tempra. Una tempra. Esatto. Che la però spia probabilmente... con il viso d'angelo, che... perfetto come titolo. Sì, sì, ma vedi, noi abbiamo già scritto il plot, basta, oramai puoi segnate, andare. Segnate, chiunque ci stia ascoltando dei registi. Senti Caterina, mi racconti però una cosa, perché tu sei molto giovane, hai cominciato quindi... molto presto, sì, a inseguire questo, sì, tuo sogno. Ho iniziato che avevo 14 anni, ho iniziato con la moda, così, un po' per scherzo, frequentavo il liceo linguistico, quindi non potevo fare grandi assenze durante l'anno. Quindi iniziai con la moda a Roma e iniziai a fare dei laboratori di teatro, perché facevo il liceo linguistico, quindi facevo teatro spagnolo, francese, inglese. Poi da lì ho iniziato a fare dei provini. C'è mai stato un momento in cui hai detto è troppo complicato, non ce la faccio, troppo dura? Sì, quando mi sono iscritta all'università. Mi sono iscritta a Arti e Scienze dello Spettacolo, ho detto troppo complicato, non ce la faccio. Ma guarda che è una genia di donne toste la sua, perché lei, la mamma, la nonna, la bisnonna, tutte, sì, donne toste. Sì, l'unica cosa che ho interrotto è che non ho fatto l'insegnante, quindi ho interrotto, diciamo, vabbè, un filo. E tutti insegnanti? Sì, mia nonna per 30 anni, mia mamma ancora adesso insegna, quindi sì, sì, sì. Quindi ho interrotto portandomi verso altro. Però diciamo sul tuo obiettivo sei sempre andata dritta, non ti sei mai... Ma sì, ho sempre voluto fare qualcosa che... Sembra una frase che dicono tutti, ho sempre voluto far parte dello spettacolo. No, in realtà no, ho sempre voluto fare una cosa che... Beh, potesse rimanere... Ho sempre pensato che i miei figli un giorno, quando diventeranno grandi, io dirò amore, vuoi vedere il film con la mamma? No, però te lo faccio vedere lo stesso perché ho faticato tanto per farlo. Grazie, grazie Caterina. Grazie, grazie mille Caterina Sciulla, in bocca al lupo per tutto. Crepi. Adesso abbiamo un...